Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo mio nuovo video. Dunque, oggi è il 14 di febbraio, San Valentino, nonché giorno successivo al Nintendo Direct che si è svolto per l'appunto ieri, 13 febbraio, in cui sono state presentate molte novità, alcune penso avremo modo di sviscerarle per bene in futuro, ma due in particolare sono queste, ovvero la demo di Yoshi's Crafted World e di Demon X Machina. Che è un gioco molto curioso, sono veramente curioso di scoprire di che tipologia di gioco si tratta. Con buona probabilità esaminerò entrambe le demo, ma adesso mi preme soprattutto giocare la demo di Yoshi, perché è un gioco che ho già preordinato, non vedo l'ora che esca e ve lo porterò sicuramente come gameplay sul canale. Ma non ce la faccio a resistere fino al 29 di marzo, quindi proviamo la demo di Yoshi's Crafted World e la iniziamo adesso. Non ho ancora nemmeno avviata, l'ho installata, ci è voluto anche relativamente poco. A differenza di quella di Demon X Machina, che ci è voluto veramente tanto, non so quanto pesasse, onestamente. Sono curiosissimo di vedere. Innanzitutto già il richiamo a Yoshi's Island, direi che è piuttosto evidente. Scegli la modalità di gioco, modalità relax, in questa modalità il gioco sarà più facile, o classica. Cazzo, classica, no? Siamo esperti, sì. Dai tempi dello SNES, puoi cambiare la modalità di gioco quando vuoi. No. Io amo Nintendo. Amo per Nintendo perché ogni volta che mi presentano un gioco con questo stile scanzonato, io vado veramente in estasi. Inizia. Grande Nintendo. Ha la capacità di far rimanere giovanissimi anche le persone che cominciano a diventare attempate, che è una cosa meravigliosa. Dunque, qui ci faranno provare che cosa? Due livelli probabilmente. Ok, stazione Ciel Sereno. Già si capisce che è un platform Nintendo in pieno stile già dai nomi dei livelli, che sono sempre molto, molto caratteristici. Corsa a vapore. Dunque, ci sono dei collezionabili, sì, dei fiori da raccogliere 8. Dunque, ci sono anche delle varie sfide. Quindi immagino ci saranno i 5 fiori, che sono quegli stemmi lassù, che non si vedono. C'è l'obiettivo di raccogliere 100 monete. Come Yoshi's Island, più o meno. Sono i 20 fiorellini, quelli che stanno a indicare probabilmente la vita di Yoshi. E quello cosa sono? Monete rosse, forse? Se è così, è come Yoshi's Island. Ok, direi di iniziare. Non so se ci fanno provare solo un livello o meno. Comunque, in ogni caso, svisceriamo per bene la demo. Fatemi poi sapere nei commenti se voi prenderete il gioco, se lo state attendendo o meno. Ma sono veramente curiosissimo di capire le meccaniche che hanno fatto vedere nella demo e che sembrano essere molto peculiari di questo titolo. Dunque, può svolazzare Yoshi? Sì. Ok, classica dinamica di raccogliere i nemici, ingoiarli e creare le uova. Perfetto, ci farà da tutorial. Quindi, mi piacciono molto. Il gioco è. Mi piace lo stile dei giochi Nintendo Switch perché da un lato ti danno giochi come questi che sono molto scanzonati, ma poi se guardi i dettagli, tecnicamente sono ottimi. Cioè, guardate il dettaglio delle monete, veramente, sono veramente fatte molto bene. È solo diciamo un velo che Nintendo vuole porre davanti ai suoi giochi, facendoli apparire scanzonati e divertenti, ma in realtà sono tutt'altro che giochi imbecilli. Leggiamo cosa ci dice questo. Da sotto si può passare. Salto svolazzante. Premi tieni premuto A per far svolazzare in aria Yoshi. L'abbiamo scoperto. Come si lanciano le uova? Ah, aspetta. Ok. Le uova come si lanciano? Si preme il tasto. Dunque, con L ci si abbassa. E con R si punta. Vi ricordate? Ecco, io sono lanciata malamente. Vi ricordate che in Yoshi's Island partiva l'indicatore che si muoveva da solo? Qua invece no. Qua l'hanno semplificato. Il che non mi fa gridare al miracolo. Qua lo dobbiamo indirizzare noi. E fa una sorta di autotarget. L'hanno voluto semplificare proprio tanto. Però va bene. Come si lanciano? Sì, l'hanno voluto semplificare un po' tanto. Vabbè, io cerco di farvi nota di quello che a mio avviso va e non va. Sicuramente il gioco, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Questo se lo colpisco. No, non succede un cazzo. Pensavo successe qualcosa. Ok, 10 monete. Ok, quella era quella da 10 monete. Perfetto, su di qua si può andare. Primo fiore. Ok. Ah, monete rosse. Monete rosse. E ne avevamo già prese 3, tra l'altro.
Quella moneta Yoshi cosa... Ok. Ah, aspetta, innanzitutto qua si può passare. Perfetto. Qui ci sono... Vediamo nel menu se ci fanno un recap delle cose. Ok, perfetto. Le cose, i fiori, le monete... è esattamente come Yoshi's Island. Esattamente come Yoshi's Island. Numero di giocatori, si potrà giocare anche in cooperativa. Dimmi che si può giocare in cooperativa locale, è uno spettacolo. Modalità di gioco, controller. Perfetto. Ah, come baldanzoso Yoshi, bellissimo. Niente, lo attendo un sacco. Ah, qua si imparerà la meccanica dello switchare da un piano all'altro. Yeah. Ah, però non si è ribaltato lo scenario, non ancora. Ce lo faranno vedere sicuramente. Ok, dopo aver inghiottito un nemico, premi con B, Yoshi farà un uovo, va bene. Ma questo già l'avevamo imparato. Facciamo il pienone. Facciamo il pienone, che tanto ci servono. Dovrebbe poterne portare 6, se com'è da tradizione. Ok, si può entrare nel tubo. No, non si può entrare nel tubo. Lanciare un uovo, dunque premi X per far aprire il mirino. Ok, io ho premuto R, ma è uguale. Prendi la mira con l'analogico e premi nuovamente X per lanciare. Ok. Non mi fa impazzire il fatto che si debba mirare manualmente e che abbiano messo questa specie di mirino. Però il mirino lo possiamo direzionare noi anche, cioè in tutte le direzioni. Aspetta, ma si può colpire le cose sullo sfondo dello scenario? Ho capito bene? La mucca. Oh, oh, oh. A questa non me l'aspettavo, cazzo. Tanto continuano a cicciare fuori. No, quanti ne può raccogliere? No, quanti ne può tenere? Non me lo dovete rendere troppo facile il gioco. Quanti ne può tenere? Un miliardo? No, ne può tenere 10, vuoi vedere? Quanti ne può tenere? No, sto cercando di capire il limite massimo. Ah no, è sempre quello il limite. Ok, continuano a saltare fuori. Non le scarta, non fa vedere l'animazione dello scarto. Ok, ma giusto per capire. Si può colpire roba sullo sfondo dello scenario. Ma bellissimo. E questo non me l'aspettavo. Ok. Perfetto. E questo ti invoglia, diciamo, a esplorare l'ambientazione il più possibile. Ok, queste sono cose che ti danno vita. Che figo, mi piace un sacco questa meccanica però. Cosa intelligente. Ah, e infatti qua ce lo fanno capire. Perché ce lo mettono sul... Ok, non è proprio intuitivo però, eh. Cioè sì, bisogna prendere un attimino l'idea di quello che succede. Ah, ok. Perfetto, perfetto. Sì, e bisogna un attimino prenderci la mano. Perché non è semplice capire le dimensioni. Perché quello le prende da solo. La mucca la colpiamo, sì, dai. Combo! La molletta la possiamo colpire, sì. Ah, figata però. Ah, dai. Mi piace. Ok, l'unica cosa è che devo un attimino prenderci la mano. Perché bisogna capire che tutti... Ci sono più piani nel livello, non solo due. Ben di più. Lanciare un uovo lontano, esattamente. Yoshi può lanciare le uova lontano grazie al mirino. Premi la mira... prendi la mira con l'analogico e premi X. Vabbè, ce l'ho già detto. Ok. Ah, difatti quel fiore si prende così. Ok. E possiamo colpire anche la casa? Sì, possiamo colpire anche la casa. Questo dispensatore di uova. Questa la colpiamo. Yeah. Grandissimo. Possiamo colpire anche questo? No, questo no. Yeah. Ah, la moneta rossa. Buonissimo. Quante ne abbiamo prese? 8. Ok, me la sto prendendo molto con calma, perché giustamente per me è la prima volta che gioco questo... Che provo questo titolo, voglio provarlo per bene. Lui si può colpire. Ok, non aveva monete rosse al suo interno. Stare su binari non è proprio il massimo, comunque. Ok. Però prendiamo un paio di uova in più. Cazzo, ci sono qua. Perfetto. Mi piace. Devo dire che mi piace. Ok, qua devo colpire lui. No, in generale devo colpire la casa per andare avanti. E penso sia un checkpoint questo. Ok, altre cose che si possono colpire. Ah. Ok. Oh, un po' di monete. Ne devo raccogliere 100. Madonna, ha voglia che ne raccolte 100. Caspita. Oh, Kamek. Se pensi di ottenere delle gemme, fare meglio a ricrederti. Anzi, posso garantirti che non lascerai mai questo posto.
Bene. Ok, ci hanno saccheggiato la locomotiva. Senza il treno potrei solo goderti la sosta. E buona fortuna con le parti mancanti. Maledetto. Ah, perché non so se sia maschio o femmina. Allora, sì. Va bene. Ah, le parti mancanti. Bisognerà colpirle. Ok. Ah, qui sono anche delle... Bello, delle specie di mini quest all'interno di... dei livelli. Bello, bello, mi piace. Dunque, qua... moneta rossa. Ok. Perfetto. Bello, 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 mi piace. Questo ve lo porto sicuramente se riesco anche al 100%. Oh, un po' di monete. Devo raccoglierne 100 per ottenere la missione secondaria. Minchia, dire che ce l'abbiamo fatta ampiamente. Oh oh. Bene, e abbiamo preso anche questo. Mi sa molto vedere questa... un piccola riflessione. Vedere questi oggetti di... che ricordano molto il mondo reale. Mi ricorda molto Paper Mario, quello per Nintendo Wii U, in cui si ottenevano degli oggetti simili. E lo stile grafico più o meno è lo stesso. Ah, t'ho visto. Ma si può colpire qualcosa a parte questa pianta? Ok. La scala. Bello, mi piace, mi piace. Ha un bello stile. Allora, qua... volevo capire se si poteva passare dietro. Ok. Presa. Ok, lì ci si può infilare. Avete visto? Cioè, è molto intricata la struttura dei livelli, perché ci sono un sacco di strade che si possono prendere. Sono un sacco di biforcazioni. E non è come mi aveva dato l'impressione nei video visti precedentemente, in cui c'è un piano principale orizzontale e il piano reverse. Ci sono un sacco di piani multipli che si sovrappongono. È un casino. Cioè, è bello, eh. Ah, ok. Li dobbiamo lanciare? Bello. Ok, manca ancora una parte. Devo dire che mi sta piacendo molto. Che qua ci si può infilare. Perfetto. Oh! Ho aperto il... scusate, non volevo. Perdonatemi. Ah, il fiore. Giustamente, dobbiamo trovare ancora due. Ok. Bello, bello. Dunque, qua si potrà colpire. C'è qual... sì, indica qualcosa. Sì. Tutti i segreti dobbiamo scoprire, sì. Si può fare la culata, sì. Sì, 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 sì. Bello, bello, bello. Con i giochi Nintendo sì, almeno... su di me i giochi Nintendo hanno sempre un fascino... senza tempo. C'è un cazzo da fare. Ui! Torno indietro. Ok. 20 su 20 le monete. Perfetto. Le abbiamo prese tutte. Mi manca quindi cosa? Due fiori. E poi le altre, gli altri obiettivi di che li abbiamo fatti. Ho idea che... adesso questo è il primo livello e già c'è parecchia roba da fare. Ho idea... ah, tra l'altro lì c'è un fiore. Visto? È un attimo per dirsi le cose. E... ok. Questo è l'altro fiore. Me ne manca uno. Mi sa che non li ho trovati tu. Mi sa che me lo sono perso l'altro. Secondo me sarà un gioco da portare al termine al 100%. Sarà abbastanza complicato. Ho cercato. Ok, quindi un fiore me lo sono già perso. Dai, almeno non volevo farlo al 100%. Poi magari continua il livello, però magari no. Cazzarola. Magari è dentro la casa, no. Volevo via, volevo farlo al 100%, caspita. Poi magari è veramente più avanti, Però mi dà l'impressione che sia finito il livello così, Aspetta, questo? No, questo non si può colpire. Ah, no, questo è il checkpoint. Questo è il checkpoint. Possibile che mi son perso il fiore? Sì, possibilissimo, per carità. Niente, andiamo avanti, poi al limite... se ce lo siamo persi, pazienza. Però ci tenevo a finire la demo al 100%, caspita. Ok. Ho l'impressione che da portare al 100% questo gioco sarà molto complicato. Perché solo di facciata sono giochi simpatici, allegri, divertenti, spensierati. E poi in realtà c'è molto di più. Il livello di sfida c'è sempre.
Ok, c'è una veloce panoramica. Sicuramente vedrò il fiore da qualche parte adesso. Guarda. Ah, e chiude giustamente perché sennò gli shy guy passano e poi li mette sotto. Eccolo lì il fiore. Lo devo colpire al volo? Lo devo colpire al volo, sicuro. Ehi, ehi, ehi. No! 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 Non era facile però. Non era semplice prendere la mira lì così. Ah, cazzo, vabbè, era lì, l'avete visto, insomma. Ok, quindi. Fine. E cazzo, era lì. Era lì. Vabbè, comunque. Bello, 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 bello questo gioco. Mi intriga un sacco. Ho fatto bene a preordinarlo. Non mi sono per nulla pentito, anzi, sono straconvinto di aver fatto un'ottima cosa. Però, minchia, lo volevo prendere. Volevo vedere cosa si ottiene completando il livello 100%. Adesso quasi quasi rifaccio il livello. Per vedere due cose, innanzitutto se ripetendo il livello mi chiede di riprendere tutti i collezionabili o se quelli già presi me li tiene già, così vediamo anche. E poi innanzitutto voglio prendere il fiore che mi manca perché devo, voglio vedere cosa succede a fine livello prendendo tutto, vediamo un po'. Qua che succede? Oh! Oh, Pucci! Più di uno! Ah, bellissimo! Cosa succede? Cosa vuoi fare? Torna alla mappa, cerchiamo. Cioè? Cerchiamo. Poi alla mappa ci torniamo dopo. Quindi cosa succede? Parte il livello a tempo. Oh, no, non parte il livello a tempo. Dobbiamo cercare i pucci. Se tocchi un pucci cucciolo ti seguirà. Ah, li dobbiamo trovare. Abbiamo. Ed è a tempo? Ok. E qua ci sarebbe il fiore poi, che io non ho preso. Vabbè. Quindi devo trovarli. Ah, uno è lì. Uno l'ho visto. E succederà così per tutti i livelli? Adesso vediamo il mondo dalla sezione opposta, dall'altra parte, avete visto? Ok. Qua c'è un Pucci. Uno. Okay, adesso vediamo il mondo esattamente dalla parte opposta. Ok. Mi chiedo se queste due parti siano complementari. Ovvero, se io dimentico qualcosa, mi fa rifare il livello, giusto? Tra l'altro vediamo cose che prima non vedevamo. Ok. Mi fa rifare il livello. Posso prendere gli oggetti che magari prima ho mancato e sommarli al livello precedente? Non lo so. Ci sono un po' di cose che devo capire. Ok. Dobbiamo andare a trovare gli altri. Bello, vediamo il mondo dall'altra parte. Carina questa cosa. Ok. Intanto vediamo il retro della scatola. Biscotti. Oh. Sì, il tempo chiaramente poi sarà una discriminante importante. Noi in questo momento ce ne stiamo sbattendo le palle. Ok, di qua. Da dove sono arrivato io col treno, giusto? Sì. Ma c'è il tasto della corsa. A quel checkpoint? No, non c'è il tasto della corsa, corre in automatico lui così. Ok. Quindi più veloce di così non va. Ok. Lo potrò colpire? Ah, ok, posso anche colpirlo da lontano. Uè. Yeah, e due. E me ne manca uno. Yes, continuiamo a raccogliere roba che non ci serve, però va bene. Ah, li ingoia automaticamente. Ecco, questa è un'altra cosa che non mi piace tanto. Perché nel gioco originale noi potevamo tenere un nemico in bocca e sputarlo a mo' di arma. Qua non si può fare. E ci sono alcune cose che io onestamente avrei evitato. Queste bottiglie del latte perché si possono colpire in questo modo? Ci sarà una missione secondaria? No, non sembrerebbe. E ci sono alcune cose che non mi convincono troppo, però. Cioè, sì, il gioco secondo me sarà stupendo, molto divertente, niente da dire. Però alcune cose le avrei fatte in maniera diversa. Ok. E il poter non poter tenere i nemici in bocca e sputarli non mi piace tanto. Vabbè, comunque, sono piccole, sono scelte di gameplay. Non è che c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata. Sono opinioni personali. Quindi alla fine uno se le fa andare bene, senza problemi, ovviamente. Ok. Portane 3 all'arrivo entro 2 minuti e 30. Cosa che non ho fatto.
perché mi sono preso tutto il tempo che volevo. Adesso voglio provare a completare il livello 100% e a fare questa cosa qua, dei 2 minuti e 30, e vedere cosa si ottiene completando tutto al 100%. Ehi là, Yoshi! L'aria stazione Ciel Sereno non è male, eh? Visto che panorami? A dirla tutta, mi piacerebbe tanto avere un souvenir di questo posto. Ecco di cosa avrò bisogno. Mucca, portane 5 per piacere. Ah, ti sblocca pure le subquest. Figata. Hai visto quante mucche ci sono al pascolo? Prova a raccoglierne 5. Se trovi un oggetto dei miei desideri, lanciagli contro un uovo. E quindi adesso, anche quando hai completato un livello, lo puoi ripetere per ottenere altre cose da svolgere. Bellissimo. Mi piace, mi piace. Allora. Ah, capito. Quindi ogni livello è. Scusa, io vado molto. Cioè. Percepisco le cose che succedono e cerco di condividere con voi in diretta. Quindi ogni livello lo affrontiamo prima in maniera classica, come abbiamo fatto. Poi c'è il livello al rovescio in cui dobbiamo trovare i pucci entro un tot di tempo, volendo, fare al 100%. E poi sono subquest secondarie, che essendo subquest ovviamente sono secondarie, quindi è una ripetizione inutile, che si sbloccano all'interno dei vari livelli. Ok. E questa cosa delle mucche lo possiamo fare solo nel livello dritto. Perché vedete che lassù gli oggetti, dobbiamo raccogliere 5 mucche, se andiamo nel livello reverse non lo possiamo fare. Però è probabile che ci sia un'altra missione dedicata alle latte di latte. Latte di latte. Perché abbiamo visto che ce n'erano diverse. Ok, allora giochiamolo. Assolutamente. Raccogliamo le mucche, colpiamo le mucche e cerco anche di prendere l'ultimo fiore mentre ci siamo, così almeno completiamo al 100%. Bene, bene, bene. Ah, tanto nel frattempo il treno è già attivo. Ok. Allora, una combo! Andiamo a raccogliere tutte, dovremmo trovarle abbastanza agevolmente. Ok, le monete rosse me le tiene. Sì, contano come monete normali, ok. Quindi quella la colpiamo. E sono due. Opla! Va bene. Va bene. Dice qualcosa di diverso questo? No, esattamente quello che diceva anche nella prima cosa. Ok. Oh! Una cow! Perfetto. Ne abbiamo già prese 3. Vabbè, qua sappiamo già cosa c'è. Gnappam. Perfetto. Cosa c'era già qua? Non mi ricordo. Ah, monete. Perfetto. Ne manca una. L'unica cosa che voglio ricordarmi di prendere quel cavolo di fiore. Ma noi da lontano qua lo vediamo già quel fiore. O no? Perché comunque era laggiù, eh. Che magari con un trick si può. No, non lo identificare. Comunque qua c'è la mucca, tra l'altro. E sono 5. Perfetto, ce l'hai fatta. Possiamo decidere se continuare a giocare o uscire nello scenario. Ok, perché la missione seconda l'abbiamo svolta. Noi continuiamo a giocare perché voglio prendere quel fiore maledetto. Ok. Non è che lo vediamo in sottofondo, giù di là, no, eh. Eccolo qua. Preso. Ok, e sono 5. Teoricamente, anche non avendo preso gli altri, dovrebbe tenermi tutto al 100%. Anche perché mancava solo quello. Gli altri li avevo già raccolti. Perfetto. E vediamo se adesso, effettivamente, cosa succede. Completando tutto al 100%. Penso niente di che. Magari cambia semplicemente la colorazione, magari del livello. Non lo so, vediamo. Questo qua è il classico platform Nintendo successo annunciato. Con me poi proprio. Vincono facile, c'è cazzo da fare. Ok, perfetto, quello vabbè. Non serve. Ah, vedi? Questo richiamo a Yoshi's Island. Questo richiamo a Yoshi's Island, ovviamente. In cui compariva questo segnetto comprando tutto al 100%. Bello, bello. Ok, mi piace, mi piace. E adesso voglio fare il livello a tempo, voglio finire la demo al 100% perché qua non si scherza, non si gioca. Ok, quindi cosa dice? Hai trovato mucca! Evviva, grazie di cuore! Molto bene, perciò è l'ora della ricompensa. Un fiore! E vai! Questo è un fiore ridente. Raccogliendo abbastanza fiori ridenti è possibile accedere a nuove aree. Ah,
Posso persino far vedere qualcosina delle varie aree che ci sono. Non male, vero? Interessante. Arrivederci. Bene. Ah, finisce la demo, cazzo. Volevo fare la cosa a tempo. Vabbè, comunque, no, niente di fondamentale. Ok, qua ci fa vedere un pochino di scene del gioco poi completo. Ah, qua sarà poi la selezione dei livelli nel mondo. Oh, belle le sezioni. Gravità zero. Ok. Ah, il livello nel mondo dei dolci ci sta. Oramai è diventato un classico dei platform Nintendo. Oh, i livelli a bordo di Pucci. Bellissimo. Ok. Quindi ogni livello sarà fatto così, in modalità normale, e poi reverse in cui si affronta il livello a tempo. Ah, oh, cooperativa locale. Cooperativa locale. Fantastico. Oh, bello. Eh sì, con me vincono facile con questi platform, c'è un cazzo da fare. Bellissimo, bellissimo. Un paio di scelte di game design non mi hanno convinto troppo, però alla fine sono scelte, quindi non si può neanche sindacare troppo. Bello, grazie per aver giocato, si può scoprire il resto nella versione completa. Versione completa che ho già preordinato, non ti preoccupare, arriverà. Arriverà. Come arriverà anche il gameplay completo sul canale. Mi piacerebbe portarlo al 100%. Questi platform mi piace sempre sviscerarli in maniera approfondita. Tra l'altro, prima o poi vi devo portare anche poi Super Mario Odyssey, perché non l'ho portato subito perché lo portavano un po' tutti. Però col tempo adesso comincia a essere magari il momento giusto. E niente, io ho voluto giocare con voi in diretta per la prima volta in blind la demo di Yoshi's Crafted World. Sperando di fare cosa gradita, fatemi sapere nei commenti cosa vi è sembrato di questo gioco dalla demo. Se prenderete il gioco anche voi, insomma, fatemi un pochino sapere la vostra a riguardo. Per quanto mi riguarda, assolutamente promosso al 100%, ma non avevo dubbi a riguardo. Quindi, niente, io vi ringrazio. Vi invito a mettere un bel mi piace, a commentare, a condividere il video se vi va. Vi saluto e ci diamo l'appuntamento a un prossimo video. Ciao ciao.